avete riservato. Vi aspettiamo qui a reincarnarvi a breve per ricambiare nella maniera più adeguata possibile questa vostra accoglienza. Ci incontriamo a Milano perché consideriamo Milano uno dei punti di eccellenza del nostro paese, non solo perché Milano è l'unica città davvero internazionale d'Italia, ma perché nel campo della sanità e in altri campi Milano lo è all'avanguardia. E ci presentiamo con il volto di un Sud che è un altro Sud, diverso, per tanti versi in maniera radicalmente opposta all'immagine del Sud che ancora continua a circolare. Noi siamo quella parte del Sud che combatte contro il plebeismo, contro il pulcinellismo, contro la superficialità e che si presenta con l'immagine del rigore, del lavoro serio, dell'eccellenza professionale e che per questo motivo è interessato a un confronto e a uno scambio di esperienze con una realtà come mi riguarda di Milano. È una collaborazione che avrà, credo, risultati importanti per entrambi. Scambio di esperienze medico-scientifiche, progetti di collaborazione nel campo della formazione, nel campo delle esperienze gestionali, nel campo dei modelli organizzativi, nel campo della ricerca. Fra queste due eccellenze possono emergere nel confronto di esperienze comuni davvero risultati importanti per i nostri concittadini. Consentitemi di approfittare della vostra pazienza per dire alcune cose da Milano, perché immagino che possiamo oggi rompere in qualche modo un muro di diffidenza e di disinformazione che diventa a volte difficile rompere parlando da Napoli. Come voi sapete, la Regione Campania è ancora commissariata perché negli anni 90 abbiamo accumulato 8-9 miliardi di euro di debiti e dunque siamo stati sottoposti a un piano di rientro che intendiamo concludere alla fine di questo anno. Nel 2015 la Regione Campania era l'ultima regione Italia per i LEA, i livelli essenziali di assistenza, avevamo ancora problemi seri che stiamo affrontando e risolvendo per quanto riguarda debiti del passato. Devo dire che in quel contesto anche difficile noi abbiamo sempre avuto dei punti di assoluta eccellenza nell'organizzazione sanitaria. Cardarelli, primo luogo, ospedale che è stato per anni un ospedale di frontiera nel momento in cui era praticamente a Napoli l'unico pronto soccorso davvero in funzione. È stato fatto dai medici, dai dirigenti del Cardarelli un lavoro eroico. A un certo punto ci siamo ritrovati sulle prime pagine dei giornali con le barelle nel Cardarelli, ma nessuno ricordava che era in pratica l'unico pronto soccorso attivo. Abbiamo cominciato da lì a eliminare le barelle, imponendo un'organizzazione rigorosa che ha coinvolto tutti gli ospedali di Napoli. Barelle non c'è solo, c'è solo un'eccellenza. Quelle eccellenze sono state a volte offuscate da immagini che in maniera a volte del tutto strumentale sono emerse sul piano nazionale. L'ultima è della settimana scorsa, mi è capitato di leggere i titoli di notiziari televisivi, una donna malata di un tumore al seno non viene operata perché il medico curante le dice che non ci sono gli anestesisti. È una grande, immensa sciocchezza. Al Cardarelli si fanno le visite oncologiche in 5 giorni, in 48 ore in casi di particolare gravità e gli interventi chirurgici in 15 giorni. Si fa lo stesso a Pascale, bastava ovviamente dire alla signora: guardi, se c'è una particolare urgenza si può rivolgere a queste strutture. E tuttavia, come era immaginabile, anche questo diventa motivo di scandalo del tutto inventato. Allora, consentitemi di richiamare il lavoro che stiamo facendo anche per rispettare le centinaia di persone che si sono appassionate a questo lavoro, perché come ricordava Tivi, ricordava il direttore del Riguarda, è chiaro che il contesto ambientale del
poco diverso, diciamo così, da quello di Milano, diciamo così, in termini molto scuri. Noi stiamo facendo una rivoluzione, ma vorrei che fosse chiaro che noi lavoriamo dovendo rinunciare, come abbiamo detto altre volte, a 1,7 miliardi di risorse da investire. Il conto è semplice, noi abbiamo 250 milioni in meno ogni anno rispetto a quello che riteniamo dovuto nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale, per il motivo che la Regione Campania è la regione più giovane d'Italia, ma si sono dimenticati di approvare un altro criterio, quello della deprivazione sociale, perché se abbiamo un reddito pro capite che è la metà di quello di Milano, qualche problema dovrebbe essere posto a livello nazionale. Se abbiamo un'aspettativa di vita che è di 3 anni o più inferiore alla media nazionale, bisogna capire che non possiamo tagliare più niente. Abbiamo perduto 15.000 unità lavorative in 10 anni ed è stato davvero dura reggere. Dunque 250 milioni di euro, pensate, la Regione Lazio ha 250 milioni in più l'anno rispetto a una regione magari a una popolazione uomo, 300 milioni di mobilità passiva e 1,2 miliardi di fondo di accantonamento a cui siamo obbligati dal Ministero dell'Economia perché abbiamo accumulato un tale contenzioso che per motivi prudenziali dobbiamo accantonare una riserva per eventuali decreti aggiuntivi. Responsabilità nostra. Ma stiamo voltando pagina in maniera radicale. La svolta che vogliamo proporvi è questa: primo, nomina di direttori generali al di là di ogni criterio di politica politicante. Abbiamo nominato in 2 settimane i migliori, punto, senza contrattare nulla con nessuno. Detto a Napoli e Campania, è la prima rivoluzione che abbiamo fatto. Secondo, i conti sono in ordine. Abbiamo provato tutti i conti consuntivi che non venivano approvati dal 2011, abbiamo goduto di 3 premialità che non avevamo mai avuto negli anni recenti. Terzo, sui LEA, già oggi siamo a metà della griglia LEA, eravamo gli ultimi 3 anni fa. Abbiamo raggiunto i target per le vaccinazioni facendo una campagna massiccia, eravamo arrivati a soglie di pericolosità. Siamo oggi fra le prime 3 regioni d'Italia per le vaccinazioni. Siamo impegnati in una campagna a fondo per ridurre i parti cesarei per le primipare. Avevamo in qualche caso 90% di parti cesarei per le primipare, oggi siamo 10 punti sopra la media nazionale. Un lavoro straordinario che è in corso e che si completerà rapidamente. Fratture al femore, assistenza domiciliare, stiamo facendo davvero passi giganteschi. Tempi di pagamenti. Per i pagamenti ordinari, mi riferisco in particolare ai farmaci, la Campania paga a 30 giorni. A 30 giorni, sulle stime Federfarma siamo la prima regione d'Italia per i tempi di pagamento. Ovviamente pesa sui tempi di pagamento generali la massa debitoria degli ultimi 20 anni, della quale contiamo di liberarci entro il 2018 per entrare pienamente a regime. L'obiettivo che abbiamo è di pagare il 27 del mese i dipendenti e i fornitori. Obiettivi ambiziosi, ma stiamo lavorando per questo. Stiamo lavorando, qui siamo indietro, per realizzare la rete di medicina territoriale. Abbiamo avviato il lavoro di realizzazione delle reti dell'emergenza-urgenza che non avevamo per nulla. Dell'ictus, dell'infarto del miocardio, del politrauma, del materno-infantile, un lavoro immane che è in corso con risultati apprezzabili. Abbiamo quasi dimezzato i tempi di attesa per le visite. Per gli interventi dobbiamo ancora fare passi in avanti, ma siamo veramente su una buona strada. Stiamo completando la realizzazione di grandi ospedali di livello nazionale ed internazionale, a cominciare dall'ospedale del mare a Napoli, che sarà un'eccellenza nazionale. Completeremo tutto entro l'inizio del prossimo anno, a settembre apre il pronto soccorso. Il grande policlinico dell'area Casertana e abbiamo avviato un grande programma di ricerca sul
campo dell'oncologia investendo 100 milioni di euro di fondi europei su 5 linee di ricerca rivolte a strutture pubbliche e strutture private. Abbiamo visitato alcune punti di eccellenza qui a Niguarda, abbiamo visto il centro di medicina iperbarica, le due camere iperbariche, ci è stato illustrato l'eccellenza dell'unità spinale che avete qui. Ecco, sono esempi positivi ai quali vogliamo adeguarci e con i quali vogliamo confrontarci per migliorare la nostra azione. Trapianto di midollo allogenico, beh, veramente abbiamo la possibilità di trovare forme di collaborazione con un Cardarelli che oggi unico centro europeo di formazione di personale medico nell'uso della robotica per alcuni interventi. Veramente sono due eccellenze che si confrontano, si aiutano, si arricchiscono per dare servizi ai nostri concittadini. Finisco. Credo che abbiamo dato prova con questo incontro, un incontro veramente molto semplice, produttivo, concreto e per quello che mi riguarda estremamente amichevole e cordiale con il collega Fontana, un esempio di come si può collaborare nel nostro paese quando si parte dalle persone di carne ed ossa e non dagli ideologismi. Ho detto ieri che l'Italia non sarebbe l'Italia senza Milano e senza Napoli, senza le avanguardie tecniche via di internazionalizzazione di Milano e senza la grande storia, la grande umanità, la grande cultura di una città come Napoli, ricca di contraddizioni, ma incancellabile nel panorama della civiltà occidentale. Siamo felici di questo incontro e siamo felici di trasmettere questo esempio di unità e di speranza per il paese intero. Vi ringrazio.